siamo al mare oggi, Michelone, Gabriele e Emi e Amedeo. La sbocca è chiusa come ieri, poi molto alta. Salute, grazie. Oggi Michè, la pozza è enorme, mi sa. Guarda lì, oh, com'è chiusa al massimo. Cioè, da ieri sera che è chiusa. Sì, perché tanto non bacio più niente il fiume. Ma poi tipo quando si è partito, quando tornava, un giorno dopo l'altro. Emily! Tipo una volta era chiusa, un giorno dopo era aperta, quindi è strano che è rimasta chiusa. Non defluisce più, non bacio più niente. Non è strano perché la diga di cinguli da 67 metri adesso è alta 7 metri. Più del cucino una pole ne manda giù l'acqua, capito? Sennò si secca del tutto. Sennò chi ci va lassù come turista? Col pedalò, con le barche, chi ci va? È la fine. Oggi ha messo l'allerta, piove, contropiove. Infatti stamattina, ieri sera mi ha detto domani dalle 8 alle 11 piove, c'è sul mezzo, no? Invece non ha fatto niente stamattina. Capirai? Allora le cazzate c'è un bambolene. C'è un bambolene le cazzate. C'è sempre il sole, non pioverà mai più. Mai. Guarda che bozza! Se piove fa 5 minuti e basta se piove. Per privacy si è girata quella, guarda. Pare che la ripeto. Non si vede niente. Cosa che frega la gente. Infatti. Per privacy si gira. Non è meglio un te i sassi, chi? Stiamo lontani, dopo dobbiamo superare qui per forza. Dobbiamo superare qui per forza, capito? Qui. Ma dopo se passa sul passo non si arriva, le vado addosso, no? No, no. Ah, adesso sì. Guarda che roba. È finito il fiume. C'ha una corda che tiene la tavola. Se casca giù, capito, la tavola non gli va via. Uno è cascato. Ma il volo che mi ho visto prima è pazzesco, eh? Questo vedi, Sufiolo vuole passare lì, vuole aprire la sbocca e passare con la tavola. Thank you.
un ca, un cane nero, pare una nutria. Io volevo riprendere un volo, ma non so chi è che vola. Sì. Guarda, guarda! Porca miseria, com'è volato! Sì, però uno è volato. Che bello qui, guarda, quanto mi piace il suo posto. Ho visto, vado. Sì, quello blu. Comunque ti rendi conto, Amedeo, che l'aeronautica militare, TV Centromarchi, canale 5, ha messo per più e a oggi. Incredibile. Ammettiamo invece che non piove fino a sta settimana. Secondo me tutta sta settimana è tempo bello. Sicuramente. Pure secondo me, ha messo fino a giovedì che piove. Da oggi fino a giovedì, guarda che roba, tutto libero il cielo. Forse da un'altra parte pioverà. E tu? Deve essere un po' più fresco, sì, è bello. Ah. Oh. I fiumi asciutti in due che piove. Boh. Capri, guarda, quei ragazzi prima, quei ragazzetti volevano aprire la sbocca, guarda. Non ci sei riusciti. La domenica secondo me non piove. Ah. E poi si rialzano le temperature del nord. A posto, allora non pioverà mai. Quindi è la fine. So piove. Piove niente, sì, laghi secchi, fiumi secchi, tutto secco. Ma il mare secco? Quando i rubinetti non sgorga più un goccio d'acqua, voglio vedere dopo le bestemmine tutti. No, c'è da fare per forza come lo col mare. La desalinizzazione. Come a Tenerife, in Spagna, no? Oppure come anche a Cosoli, all'isola. Ora quello che volo.
all'isola di Pantelleria, che c'è il signalizzatore dal mare, vero? Pure nell'albergo, quando sono andato a fare il viaggio di nozze con la mamma, e lì 3 settimane ho usufruito dell'acqua del mare e che hanno tolto il sale. Gabri, ti piacerebbe una tavoletta come quel bambino? Certo. Per sempre no, prima del ritorno di Gesù evaporerà tutti i mari. Eh sì, diventerà come Marte. Però noi siamo venuti qui in vita finché c'è il mare, ancora c'è il mare, godiamocelo su mare. Prima uno ha volato 10 metri, Gabri, là. Guarda che roba, oh! Ha volato, la tavola è cascata, è andato giù. Emily è innamorata di Michele, vero Gabri? Di Luca? Sì. È innamorata di Luca? Sì. Ma quella ha i capelli bianchi, c'ha? Cioè? Lui? Ma... Ah. È inutile che me lo domandi a me. Tutto il mondo. Guarda un po', il bambino pesca con la rete. Guarda, guarda quanto va veloce, oh mamma mia. Un'onda cucina, madonna.
identificato uno che va più veloce di tutti. Va più veloce? De tutti. Non mi spusta babbo, eh. Non è cascato mai, oh. E nammiseo, quanto vanno veloci. No, la cosa è sì. Non ci credo. Ma c'è la casella. Però te fa bene, eh. Ah certo, quello è polistirolo. Lì dentro. Vieni qua, mi sa. Guarda, ti riprende, eh? Dopo vedi nella televisione. Saluta, saluta. Emily, adesso saluta Emma. Aia. Allora, salutiamo Emma. Salutiamo. Ciao, Emma, morta. A nonna Rita. Ciao, Totò. A Torre. Ciao, Tommy, io sono Totò. Poi a mamma Enrica. Ciao, mamma.
a papà Alessandro. Ciao papà. E poi a sorellina Samantha. Ciao. E poi il fratello Manuel. Ciao, ciao Veronica. Veronica pure, sì. Ciao fratellone. Ciao, ciao giocattoli. Ciao a tutti. Ma un po' due arrivati. Mamma mia, senti lì! La melma che c'è lì! Sto con te profondo qui, Emily! Tocchi lì? No! Dove vai? De là! Ah! Emily, la fai? Michele? Va più a Emily! Emily, va più un po' più piano, spostati un po' più piano. Brava, così, così. Cosa c'è? Tocchi? Brava, dai, adesso tocchi, dai, prova a toccare. Adè, tocchi, tocchi! Emily, vieni! Tocca coi piedi, dai! Emily, vieni, vado a pigliare Michele! Brava, brava, a posto, vedi che tocchi! Andiamo sul mare, dai! Andiamo sul mare, bellissimo, Luria riprende, ma siete troppo vicini! Volene via! Volene via, spostatevi da lì! Lì vai in ampiato! Fampo vede! Le carini! Guarda le carini sverzellini! Sverzellini! Dato lì sta prendendo si chiama bene! Che bello! Ah, un crappo di che! Un crappo di che! Dov'è il crappo di che? C'ha nelle zampe alte, le zampe lunghe e il becco lungo! Eccola Emilina! La principessa Ariel! Aiuto, vado a spingere zio un attimo! Non dovete arrivare, che laggiù è chiuso! Andiamo a far il bagno sul mare? Andiamo, va! Michè, qua è profondissimo! Sì! Guarda, Parando un meriva, Ma è vero, a vedere. È una piscina la sbocca diventata. Stiamo in piscina. Sembra una piscina. È una piscina questa. La sbocca è chiusa. Tutto chiuso, vedi? Oggi i cugini d'Italia non sono potuti venire oltre, puretti, perché la macchina mia era al completo. I cugini d'Italia non sono potuti venire. Sicuramente hanno preso le biciclette e sono andati in un altro balneare, in un altro posto. Con le biciclette vanno in un altro posto, vicino l'Acropoli. Vedi, quei ragazzini hanno voluto aprire qui, però noi l'hanno fatta, vedi?
dai, andiamo sul mare, va. L'inquinamento. Tutto inquinato completamente. Non sgorga più, quindi è più inquinato. Il mare è caldo, che roba. Oggi ha messo l'allerta meteo, guarda un po' che roba. Non fa un cazzo, non fa. Certo che la meteorologia ormai non è da dare retta, non è da dare retta. Abbindolati dalla televisione, cioè, alcune persone non è venute al mare perché si credevano che oggi pioveva. Erano un po' convinte, Abbindolate proprio. Mente cazzi. La mente cazzia. A posto, vi saluto. Anzi, ci vediamo subito alla bottega della birra. A posto, eccoci qui, io e Amedeo. A beve per non pensarci. Bevemo per non pensare. Vabbè, però per dimo vero. Bevemo perché adesso è tanto caldo, oggi non ha piovuto come hanno emesso le previsioni, non ha fatto niente, quindi siccome siamo incazzati bevemo. Esatto. E poi dopo c'è anche i problemi nostri, i problemi familiari di ognuno di noi. E dopo senti che pesta l'autanna, però bisogna che me lo metto, sennò mi pizzica dappertutto. E invece quei pantaloni lunghi, vabbè. Io sì, si è pigliato tutto qua, cioè. Toh, vente, metti. Ancora. Tutto autan. Tutto autan. Qui bisogna comprare la birra e l'autan qui. La bottega della birra. Di Castelfidardo. Oh. E mi sono tossicato con l'autan, mamma mia che puzza. Adesso? Usi. Ciao, ciao. 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 Beviamo pure noi. Guarda. Gambrinus, Amedeo ha scelto, e questo qui io, Kellir Bier, Zotler Bier, se tu la sai pronunciare meglio leggila te, io non la so pronunciare meglio, guarda, stappa un crodino, stappala, a posto. Vabbè, se vuoi, guarda, buttala dentro così. Così che ci va la schiuma, fa la schiuma. Ok. Beve tranquillo, bevemo in pace, alla salute nostra, alla salute di tutti. E all'amicizia. All'amicizia, ecco. Non so se ti piace. Ti piace? È buona? Mamma mia, questa guarda è favolosa. Guarda, ha fatto pure la bolla. Apposta, adesso iniziamo la live. Sempre se. Dopo se surriscalda il telefono sicuro, ma pazienza. Questo è uguale. Uguale, non c'è niente da fare. Niente, tanto. Questo dura di più, però se surriscalda non c'è. E dopo niente. Comincia ad andare in lento. Sì, dopo si spegne. Anche il mio che è potente, l'ultima generazione, uguale. Sì, uguale. È normale. È proprio di tutti, tranne che i cat, quelli Caterpillar, non so se li visti mai, quelli proprio. Sì, quelli che quelli non. Può fare i zompi da 7 metri. Hai visto le recensioni, no? Niente, mi sta a pizzicare lo stesso. Vedi? Chiara, mi sta a pizzicare lo stesso. Queste andiamo lite. Zanzare leoni. Non ha piovuto niente. Sì. Ci abbiamo ignorato di zanzare. Il disinfettante? Quello che disinfetta in giro.
tipo le piante. Ma non ce l'ho quello per l'esterno, lo devo comprare. Infatti ce l'ha detto pure un amico nostro che c'è. Però in azienda dove lavoriamo noi ha fatto uguale, ma niente, continua sempre. Allora io non lo so. Allora qui la disinfestazione, quella che fa il comune, non so se già c'è stati, non lo so. Però mi ha detto un amico nostro che c'è lo spray a vende anche d'acqua e sapone, quelli proprio per l'esterno, che si chiama Air. Poi è potente quella lì anche che gira, lì la... si chiama? Quella lì che si mette in i giardini, tipo il vape, quella è potentissima. Ma la spirale dici, quella che la dicendo con l'accendino? Quelle mi ce ne rimase due veramente. Quella però... l'ho scesa dentro casa una settimana e non c'è stata dentro casa. Però oddio, puzza tanto. Mamma mia. Però quelle ce ne ho solo due, se le metto qui non è come se non ci mettessi niente, perché due. No, devo comprare uno spray apposta, ti dico che se usalo per l'esterno, che si spruzza per terra, ma ancora non l'ho comprato. Vedi Daniele e Valentina, mi hanno inviato la foto. Ah. Quelli ragazzi che è venuti l'altra volta. Ah. Ciao Daniele, ciao Valentina, vi saluta Amedeo. Ciao Daniele, ciao Valentina. Ecco. Vabbè, forse non so se vede nella live. Ma conoscerò qualcun altro prima ancora. Allora, cominciamo. Sì. Guarda, mi dice 132 messaggi, non li posso leggere. Ah, ce fa. Guarda. Boh, legge, vedi. Solo questi? Sì, sì. Ce fa. Ce fa, pure a te. Sì. Ha detto che sto stampando l'ordine, non gli ho detto niente ieri sera. Allora, sto cercando da stare un po' più in amicizia, no? Cercando che quando non lavoro mi svago un po'. Certo, fai bene. Allora sto a cercare un rimedio che sta un po' meglio, ecco. Fai bene. Se no lavori sempre, è uno stress totale. Lavoro sempre e sto a casa. Dopo lì è un po' depressiva la cosa. Sì, sì, come già ho detto in altri video precedenti. Ah, certo. A posto. Se piave, porca miseria. Piave, eh? Sì, questo sì. Piave un bel po'. Ecco, siamo qui a bere e sta facendo la live e poi anche il video, quell'altro. Guarda, io questa qui. La Zotler. Invece Amedeo la Gambrinus. Ci sono altre persone qua con noi. Stanno a bere la birra rotta di collo. Io le scolo. Ah, quanto fa bella birra. Quando è caldo è la birra fresca e buona un bel po' bella. Poi se c'è anche qualche rotto. Sì, sì, infatti. Lo famo alla salute di tutti. Perché a non fai rotti. Oh, il cavolo è. Vola basso, eh. Non si vede. Dietro. Non si è visto, eh. Dietro. Bassissimo, eh. Tanto lo sai, non lo sta all'aeroporto. Sì, qua vicino. Sì, sì, sei stato. Poco sta. Sì. Tutti bei soldi. Sì, sì, 100 euro un volo che dura 10 minuti. 100 euro, guarda, arriva Alessandro, guarda. Ah. Alessandro Bambozzi. Che incredibile. Allora, cosa qui? Stiamo qui per festeggiare questo momento in compagnia. Perché chi è che non è in compagnia è un ladro o è una spia. Mamma mia, le buone sebirre. Queste qui adesso ci dilata lo stomaco per la cena. Ci abitua lo stomaco per la cena. Devo dire che... c'è solo una persona, mamma mia. È sempre inaspettate le cose comunque. Sì, sì. Quando... De notte invece nessuno proprio. Ah no? No. Qui de notte è la birra quando si muore, porca miseria, si scia. Sì. Ci voglio fare un giorno. Se ci vieni sono contento.
qui è bello il posto. E il peccato è solo le zanzare, sennò. Solo le zanzare il peccato. Sono contento che Amedeo non gli fa niente la birra, cioè gli piace e basta, non gli fa niente allo stomaco, anzi, no, lo fa digerire. Io ho fatto salabarbe, bevevo... Salabarbe? Salabarbe. Salabarbe? Dove? Salabarbe. In Spagna? Anche, ma l'ho fatto qua a Loreto. Ah, non lo sapevo. Scuola, lasciamo perdere. Ah, perché te hai fatto l'alberghiero? Giusto, apposta hai fatto salabarbe. Whisky, Aperol, Mojito. Tutto hai assaggiato? Pum, pum, pum. Hai assaggiato tutto? Poco e... l'Aperol 2-3 pensavo da essere su Marte. Dai! Sì, sì. E lo spritz? Madonna, io di solito quando esco o più l'Aperol o l'Aperol spritz più, perché mi piace tantissimo. Sì, pure a me, pure vado a me. Vado da matto con quello. Madonna, pure a me. Poi lo conoscevo a uno, cioè faceva pure apposta, ci cioè metteva proprio più... Più Aperol? Sì, più Aperol perché... Proprio perché lo sapeva che te sì, ti piaceva? Sì. Ah, ci cioè faceva apposta? Eh no, miseria. Guarda, sempre non fa bene, però qualche volta anche per... Sì, sì, per divagarsi un po'... Quando c'è problemi, no? Sì, quando non c'è troppi pensarci pensieri. Un attimo, secondo me è una cosa che non va bene, però per una volta, capito? Io quasi sempre lo faccio quando sto da per me, perché sennò quando sto con gli altri amici non è che... Non lo fa nel... No, no, è io che non lo fa, perché dopo ho paura di essere un po'... Ho capito, capito. Ombriaco, poi dopo sai quanti guardi a portati a casa. Sì, sì, da tu cioè, a portarli a casa. Sì, tutti imbriachi, capito. Allora io quando sto da per me posso anche esagerare, ma quando sto con l'altro non esagero perché dopo so tocca, che comincia a venire un vizio. Ah, ho capito, capito. Sì, fai bene. Quindi sto a te. Sorellona, grazie. Grazie. Ah, i fonzi mi hai portato. I fonzi sono lì. Una miseria. Lo sto a fatica io, c'è uno che assomiglia a un bradipo. Ah, un bradipo? Sì, è lento come una zampogna. Ah, pure io ho due che faticavo, c'era uno che pareva un bradipo. Poi c'è pure il leccaculo. Quelli non manca mai. Delle fabbriche non manca mai i leccaculi. Quindi faccio un appello a dire che facesse qualcosa, perché così a fatica in queste condizioni non va per niente bene. Ci credo, guarda un po' che sorpresa adesso. Sta arrivando. Hai visto? Sì, sì. Chi c'è? Sì, sì. Simona. È arrivata Simona, oh. Che sorpresa. Lo dico perché tanto non me può fare niente, posso dire le robe tranquillamente. Io infatti dico sempre che dico quello che penso, io non mettiamo mai niente dentro, capito? Ecco. Sei senza filtri? Senza filtri mi faccio vedere, non ho problemi di niente. Ciao Simona! Ciao! Ciao, grazie che sei venuta! No, ma dossi zanzare. C'hai i piccotti? Cos'è? Te sei. Te sei già premonita? Di cosa? No? Perché a parte che a te non ti pizzica. No. A te non ti pizzica. Come no? Non pizzica. Non ti pizzica. Qui adesso è mostrice. No, perché c'è un parente, un amico che lo va a trovare. Quindi non c'è potuto venire. Qui adesso sei venuta. Grazie che sei venuta. Tre vanne marchi. Sono contento. Tre vanne marchi siamo, sì sì. Guarda, questi fonzi per te, questi qui per te. Non li posso mangiare. Ah no? Ah giusto, giusto. Questi sì? Sì. Guarda, adesso vado a pia la birra un attimo. Che birra gradisci? La Radler oppure sempre la Radler? Se c'è. Ciao Alessandro. Ciao. Ciao. Ale, te volevo chiedere, no? C'è la Radler a disposizione oppure no? Bisogna vedere. Vado a vedere un attimo. Sì, o del frigo qui o quello da là. Sì, sì. Tanto dopo il conto me lo fa mia sorella una volta finito. Ha detto non ti preoccupare che te fa il conto dopo. Quindi vado a vedere quel frigorifero là. Sì, sì. Vabbè, vabbè.
Un attimo, eh. Chiara c'è, dovrebbe essere. Ah, il cane che c'ha lì. No, no, perché? Stasera io. Dopo la prossima volta, ognuno. Guarda, famo che stasera ci penso io per tutti. Dalla prossima volta in poi ognuno pensa per se stesso. Famo alla romana. Vabbè, dalla prossima volta. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Adesso vado un attimo, vado e torno, va bene? Amedeo. Aspetta, eh. Devo spostare quella lì perché sennò non piglia Simona. Noi metà, l'abbiamo bevuta metà fino metà, adesso. Metà, ma leggero. Non so se te prende, Te prende? Prende sì. Simona, sì. Simona qui la live, no? No, bisogna... Se si surriscalda dopo si spegne, tanto lo sapevo. Ah, passo da qua, va? Posso di qua, voglio vedere se c'è la rata. Bladico. C'è uno, stava a dire che fatica con me, Bladico. Poi c'è, io ho detto prima insieme a lui che c'è il leccacurdo, fatica qui. Fatica con te? Sì. Ma te hai capito chi è? Lo so chi è. Allora lo deve ne sapere però. Perché io dico sempre tutto. Questa è alla faccia di chi fatico. E a chi mi vuole male. Mamma mia, sono in ansia, devo via la macchina. Chissà, c'è la live. Accendi. Andiamo un po' attraverso il salatino. Fonzi, se non ti lecchi le dita così solo a metà. Io non li mangio per niente. Quindi ogni Fonzi che mangi te lecca le dita così. Guarda, l'ho portata. No, stavo a dire grazie. Guarda, Gabriele, un cuccetto appena, dopo tanto te la prendo un'altra. Ciao! Guarda, è arrivata Simona, la Radler. Simona beve la Radler, che è pochissimo alcolica, proprio minimo, proprio al massimo. Invece noi, anche noi, non è tanto, però alza. Questo qui alza 4,9, invece questa qua dietro? Niente. Non c'è scritto niente qua. Ah, non c'è scritto niente. Aspetta, Quant'è questa qui? Non c'è niente. No, non alza niente, non alza. No, non può essere. 5,3. 5,3, volume. Babbo, dormivo? Qui sulla B? Sì, no. Sì. Volume. Sì. Perché ha bevuto un'aranciata intera, eh. Dopo non vorrei che dopo non cena stasera. Invece la birra dilata lo stomaco. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' Ugo Mammella. Amedeo ha alzato un tantila Pasqua. No, ancora no. Dani, guarda un po', c'è Dani. Vai Simona con il rossettino nuovo. Ah, rossetto nuovo, l'ho visto. C'è Dani, che sta a casa sua. Ciao, che Dani. È collegato Dani. Sta aspettando l'amico suo che arriva. Guarda, Marche Lec Foglia, ciao pannocchietta, ha detto. Ciao. Ma guarda, buona conduta. Cosa c'è? Un paracadutino. Ho visto che si è buttato ciò. Guarda un po'. Chi ricca? Simona, siamo in prima fila. Cricca. Non so chi è. Ah, non lo sapevo. C'è i sottorifugi qui. Eccola. Vanessa. Allora, cactus, oh. Pure io mi stappo una birra. John Pandolfi, ciao Simona, Matteo, Amedeo, Gabriele, Grandi. Sì, c'è Gabriele dietro, che ha bevuto, sta a bevere la Radler. Come me. Ciao Vanessa. Amore del babbo, ce pensi? Mi piace andare forte. Va a giocare con Asia. Mi piace andare forte adesso. Fallo bene. Sì.
L'hai bevuta un goccio? Ancora ce l'ho. Ah, no, no, ho bevuto l'aranciata, un litro. Ma che mi... Cosa hai detto? Mi vede la cena. Ma che? No, ma se bevi lì non ti vede nessuno. Stai a giocare, passi dietro. Magna, non ti preoccupare. Oggi siamo stati al cimitero, però non siamo andati da Teresa. Mi è dispiaciuto perché non so dove si trova Teresa. Non mi ricordo mai. Nonna Teresa, siamo andati alla tomba di Carla Zichetti, domani metto il video. L'ho sistemata. La canzone del pane. Sì. Vabbè. Para, Vanixa, dai e spugnetta, pannocchietta. Dai! Simpatica Vanessa. Io l'ho vista cinte le foto, però non me la immagino, perché anche se l'ho vista però non me la ricordo bene. Diego Mandini, cugino Jonathan, Instagram, no, come ci pensi? C'ha manco il cellulare, c'ha il cellulare quello degli anni 90, se può dare solo gli sms. Ti piace Amadeo i Fonzi? Sì, sì, sì. Ah, non lo sapevo. Ti piace i Fonzi? No, vieni. Stava di per Magnali, tocca le casse le ma perché fa della pubblicità. Ah, guarda. Ah. Fa cagnara? Sì. E na miseria. Luna! Che sente? Vanno in disaccordo. Sì, saranno femmine. Diego Nondini, se lo fai vengo. Che cosa? Guarda, Akira cosa dice? Che volgarità. Chissà cosa significa. Boh, non so. Avranno scritto qualche... Avranno scritto qualche porcheria. Con quelle che mi è arrivati a me sti giorni. Ah sì, pure a te Amedeo. Sì, c'è uno. Pure te sei attaccato su internet. E no, c'è uno che ha detto che... Che? Che ti studia, ha detto. A me mi studia. Ti studia? Sì, sì. A te ti ha detto che a me mi studia. Mi studia per chiudermi il canale. No, ti studia, ha detto perché è Satana, ha detto, non so. Chi? No, io? Sì. Io no, lui ha detto è Satana. Sarà ha Satana detto... quanti gli pare, cosa me ne frega a me? Cazzo sua. Vediamoci. John Pandolfi, ciao Akira, sono a Misiski Na. Dani, complimenti, ha scritto anche il vecchio pazzo di... Dani ha visto tutti i commenti. Sono lì puffo. Matteo, Mary Jane è un ether, occhio. Ah, chi lo conosce? Allora, io una bottiglia me l'ho finita, questa qui. Zottler Beer. Keller Beer. Io ancora no. Guarda, raffigura un uomo sala barba che ride. Che c'ha una bottiglia grossa un bel po'. Guarda, è buonissima, Peccato che Simona non può bere queste qui e beve solo la Radler. Cioè, la Radler è buonissima, per carità. Però questa qui c'ha tutta la fragranza della birra al massimo e alza molto di più di quella lì. Però poco di più, capito? Perché questa qui 4,9, quella lì quanto alza? Niente. 2,5. Ah, 2,9. 2,9? No, però stiamo migliorando. 2,9. Ma hanno fatto un complimento, strano. Chi? Sono Lipuffo? Quella sala barba che ieri sul tubo te spannava BMW da 1000 euro. Oh, lo sa più Amedeo dei commenti mia e Dani che io, capito? Perché a me non me può fregare meno dei commenti. Non mi interessa niente del rosario lì che ho preso in quella grotta. Cosa me ne frega? Io quello l'ho regalato pure a una persona che ci aveva bisogno. John Pandolfi, sì Akira, è il mio posto preferito, mi piace anche la manovra. E se no se vai a vedere ogni commento che te fanno su YouTube non finisci più. E oltre che non finisci più non cambi più. Non puoi fa più. Ma c'è, no? Io perché sono un personaggio pubblico? Perché ci passo sopra i commenti. Se no se ne va a leggere ognuno. Chi se ne frega? Punto. Magari
campassi 100 anni che sto bene fisicamente. Però chi beve la birra bavarese, quella proprio buona. Vero. Gabri, cos'è che c'hai? Quella di prima? Sì, un po' più. Ma tutta quella aranciata che hai bevuto prima, te bevi pure questo, come fai? Io fo. Combustione. Dopo come fai a cenare? Non mangi niente, no? Ti sei riempito tutto. No, ma è liquidi. Ah, certo. È vero. L'ha finita Medeo? No, ancora no. Ah, strano. Ancora no. Strano. Sì, sì. John Pandolfi, sempre bella Simona. Grazie. Te voline. E Akira, la cosa ridicola è che Ciccio Gamer ci ha i milioni di iscritti, ma gli stessi haters di Matteo, che è uno youtuber minuscolo al confronto. Ah, praticamente gli haters mi sono tanti quanti quelli che c'ha com'è che si chiama? Ciccio Gamer. Ciccio Gamer. E Ciccio Gamer c'ha milioni di iscritti. Dani, noi basta che ci affidiamo a Gesù, poi avremo la vita eterna. Esatto. E Griver, lagga Matteo. Lagga. Usavo un radino, non lo so. Lagga. Che vascati. Di che vascati, babbo? Lagga? Ne sa. Dai, un'altra Gambrinus. Mi prendi a babbo un'altra Gambrinus? La voglio assaggiare, quella che ha assaggiato Amedeo. E così Amedeo aumenta la Pasqua. Però no, non ce l'ha per niente Amedeo. Una bottiglia è poco, mezzo litro. Ancora sei normale. Una bottiglia, cosa vuoi? Cricca dice, il video lagga di brutto. Va scatti molto. Cuccio posso fare? La wind è cucina. La wind. Aspetta, fammi vedere cosa c'ha qua. Quanto sta? 5G, no? A 4? Ma se al mare anche, ero in 4G, non mi pigliava niente. Al mare non c'è il segnale per niente. Eppure me lo dava tutto ieri. A me pure no, me lo dà tutto, il segnale me lo dà tutto. Anche per mandare un messaggio ci mette un sacco di tempo. Dichiara dopo il falso. Dichiara il falso. È come il meteo, dichiara sempre il falso, tutte cazzate. Oggi ha messo l'allerta meteo che poteva chissà quanto doveva piove, zero. Non ha più. Grazie amore di babbo, grazie. Fino a domenica a tempo bello. No, no, ma ormai per sempre. Ormai il tempo bello è sempre. Ormai è la fine. Come si fa adesso? È la fine di tutto. Siamo la fine della generazione ultimata. Che piace il caldo. Guarda. Sono Lipuffo, Matteo, ma perché Ciccio Gamer gli danno ancora pacchi di carte Pokémon e Yoongung se non sai il valore? Dillo a tuo figlio. Da 30.000 euro e a te niente, pusta. Ma quello se le compra. Sarà comprato pure gli iscritti. Lussemburgo, non si misurano gli youtuber con il numero di iscritti, ma con i contenuti che propongono. Capocitrollo, Wind vuole un sacco di quattrini, poi non funziona, pusta. 30 euro al mese. Tutto illimitato. Tutto illimitato, sì. Però se è illimitato, ma se va a scatti non è illimitato, perché. Giusto. Ma voglio invece i telefoni usati. Allora Simona ha finito la Radler. Allora adesso deve bere la Gambrinus. Aspetta, non mi mischia. Mischia. La Gambrinus. Amedeo ancora la deve finire. Strano. Allora, Casta Zamaria, ti piace solo la birra bavarese o bevi anche altre birre? Io bevo tutto, però la birra bavarese la preferisco. La Gambrinus. Dai, cosa dirò? Brindiamo, dai, brindiamo. Brindiamo. Brindiamo all'amicizia. Questa nozze. Che duri, quella sì, la Radler. Ma che vuoi che sì? È poco, È poco, è poco. No, vero. Già quando va sopra i 15. Il mammo beveva il vino. Il mammo beveva il vino. Ricordiamoci. Quella ai 15? No, dai 17 in poi. Quella dei 17 in poi? È le migliori, però ti imbriaca tanto. No, ma non credo che c'è la birra a 17 gradi, è impossibile. Vabbè, la birra massimo 9 gradi. Metti più che dei 5. Quella che beve Titti è 9 gradi. Sono Lipuffo, Matteo, poi dicono che sei inattendibile sul tubo. Dicono che sei Vanna Marchi e dicono che gli amici che hai sono sfruttatori. Infatti. Invece non è vero, perché Simona ha sempre contribuito nei video e arte che abbiamo fatto insieme.
pure io dovrò fare un video. Cosa, Amedeo? Pure io dovrò fare un video e arte. Però lo sai che non li famo più. Ah no? Non li famo più, è chiuso. E arte è finito. Mannaggia. Perché hanno rotto i coglioni la gente al fondatore e hanno rotto i coglioni, adesso basta. Non si vede più, non si può più commentare. Quindi è la fine. È la fine. Pure di Earth. Sì. Carlo Stone, ci sono birre anche di 14 gradi. Una miseria. E cos'è il vino? Birre a vino. Vero. Non vai a giocare con Asia. Ma sta là. Ah. E vabbè. Anzi, non va bene, però dimo che va bene. Esatto. Non va bene. Tutto un'incazzatura. Sì. Non vedo l'ora che Amedeo ci avesse la macchina, l'automobile, così... Per colpa di uno. È indipendente che si può muovere con l'automobile. Ma ora con lo chip. Ciao. Ciao, ragazzi. No, Akira, cosa dici? Ma perché sono lo chip? Asia c'ha 5 anni. Mi dissocio, no? Pure io. Ha detto, Gabri, diglielo ad Asia che ti piace. Però c'ha 5 anni. Ma è una bambina. È una bambina piccolina, come fa a piacere? Gabriele c'ha 14 anni e piace, quasi 14 anni c'ha. A me quando... Gabriele già ce l'ha la fidanzata. Non ce l'ho, però. Però quasi. Vero? È beato tra le donne da sì. Nel paese suo è pieno di donne, di ragazzette. Più donne che uomini. Guarda, vedi, il Santo Padre, pensavo che era quella che Gabri diceva nella macchina. No, non è quella. No. No, questa qui sta qui a Castelfidardo. Invece quella lassù, a casa sua, a Fiastra, cosa c'entra? No, no. Noi continuiamo a bere la Gambrinus. Gambrinus è... Allora, chi è? Chiunque vuole la birra bavarese. Esatto. Giochiamo? Sì. Carina. Lei è carina, lei è dolce. Lei è la figlia del mio ex collega del lavoro. Poi te l'avevo già detto. Quello ragazzo là ha lavorato con me 20 anni. Ma Luca, la fidanzata quando se la fa? Mai, mai. Oppure Luca ci stupisce se sposa prima di tutti. Può essere. Tutto è possibile, Luca è imprevedibile. Akira, Luca non ci ha bisogno di fidanzate, lui va... per i pati che costano meno. Cosa vuol dire? Non lo so. Capo Citrullo, Gabriele come nonno Bibbo, il re delle donne. Me sa. Perché c'ha tutte donne là sul paese suo. Nel paese suo c'ha gli amici, ce l'ha, pochi e buoni, però la maggior parte è tutte donne. Luna! No, guarda un po' che c'ho. Luna! Vieni, Luna! Luna! Vieni? Però io ho l'insetticida. Mette la pelle. Gabriele Doria, Amedeo, hai la patente? Sì, ce l'ha la patente. Gabriele Doria vuole sapere se c'è la patente. Ho scoperto l'America. Ce l'ha la patente. C'ha avuto un appunto e una stilo, come la mia. Però era berlina corta. Io mi auguro che se facesse un'altra stilo, me lo auguro, perché la stilo va molto bene a gasolio, a gasolio. Però, qui non si sa. Non si sa, perché dipende dalle occasioni che c'è su subito.it. Dipende, come un'altra peggio, un'altra meglio, quella, dipende. Dopo, essi cagliete. Matteo, lavoresti una Lamborghini? No, non mi interessa. Io vorrei aggiustare la mia e basta, mi accontento della mia. Mi piacerebbe aggiustare la mia, però non la posso aggiustare per adesso. Tutta una spesa. Tu pensa la mia, allora c'ha bisogno delle candelette. Allora, devo cambiare le candelette. Devo cambiare il catalizzatore. Devo cambiare la turbina. Devo cambiare la cinghia di distribuzione, gli devo far tagliando, devo cambiare olio, filtri, tutto quanto, gli ammortizzatori e le gomme davanti. Dopo potrebbe andare bene. Hai capito? Un macello. Devo cambiare tutto. Tutto da cambiare. Gli ammortizzatori è urgentissimi.
Il tagliando è urgentissimo. Però dobbiamo passare. Non pare che sia tanto bassa. Non pare, no. Però la mia stava così bassa. Sì, infatti, la tua era bassa. Lui sta. Si toccava proprio sotto, proprio all'estremo, mi sa era. Mi sa che non l'ha cambiata mai gli ammortizzatori. Quella tua non la vedo. C'aveva 260.000 la tua, mi pare io. Dei chilometri. La mia 389.000. Mamma mia, che delusione. Però è risaputo che le macchine quando è troppo vecchie è inutile, bisogna fare tutti i lavori, vero Simona? Per forza. Comunque noi dovremmo pensare che è come in una bottiglia d'acqua, io l'ho detto tante volte, noi dovremmo pensare che è come in una bottiglia d'acqua. Allora, essere personaggi pubblici, tanto c'è sempre quelli che te vanno contro, quindi è da saperlo. Quindi è come una bottiglia d'acqua che se tu ci metti il mercurio oppure ci metti l'inchiostro, basta una goccia per inquinare tutta la bottiglia pulita, no? Pura, che tu poi beve. Una volta che tu ci metti l'inchiostro non la puoi più bere perché è tutta inquinata. La stessa cosa è il sistema dei social network, del tubo, il sistema di Instagram, tutti i sistemi è così. Internet è così, il mondo di internet è da saperlo. Se uno non vuole sta su internet, allora evita tutti i problemi. Però se uno vuole sta su internet e acconsente, deve sapere che c'ha i problemi, perché c'è la gente imbastardita che è cazzoni che rompono i coglioni. Meno che non li leggi. Meglio di così non lo potresti dire. Oh, mi dispiace dire parolacce, però no, così. Capirai con tutto quello che ci hanno detto. A me non, ma guarda, a me mi dispiace per te Simona, ma a me no, a me su di me non mi interessa niente, però su di te mi dispiace che ti hanno offeso, mi dispiace. No, ma non ti preoccupare, Luna. A me mi dispiace su di te. Però su di me proprio non me ne frega Luna. Niente, proprio no. Niente. Luna! Vieni Luna! Luna! Dai! Niente, se licca i baffi ma non ne va. No. Amedeo ha finito la Gambrinos, lo butto un altro po'. Beve ciò, beve, che te fa bene. Cucina un ceppo. Guarda che bolla, oh! È vero! Arca miseria, sei scoppiata! No. Non te l'ho potuto far vedere. No, ma l'ho vista! Ah! Niente, non vuole. Akira, a Simona l'hanno insultata per le scarpe, che macello! Vedi, ma Akira sa tutto, eh! Ma sa quanto. Ma non solo! Akira, ma la vuoi conoscere a Simona? Quando vieni qui, perché Akira verrà qui. Ci inviterà a me, Verusca e Luca al Gatto Nero. Poi verrà qui alla bottega della birra. Ci vediamo qui allora. Dopo ti interessa da vedere chi è Akira? Chi è? A me mi interessa perché. No, io sono curioso. Ha detto che è giapponese. Andrea, Matteo, piano a beve che te fa la panza gonfia come un pallone. Esatto, ieri era gonfia come un pallone. No, da te no, però c'ho la pancetta. Ho la pancetta d'ambriaco. No, ma hanno detto anche che sono sdentata. Ah, pure? Dove è che sei sdentata? Ah, io ce l'ho. C'hai tutti i denti. Anche i quattro del giudizio. Ma è tutti quelle invidiose, le donnacce invidiose. Ma cosa ce ne frega? Come diceva il mammo, tutte donnacce ti sei preso, tutte donnacce! Come sei tu? Tutti sbai, sbai tutt'uno! Come sei tu? Zio, guarda che se era chi era allegro un bel po', che faceva ridere tanto, E poi urlava, faceva mettere paura a tutti. Sono contenta. Madonna come urlava. Quando stava anche in ristorante, con l'uomo, mi porti il vino! Aveva finito la puttina di con l'uomo, mi porti il vino, con l'uomo! Capito? Capito, Capri? Zio Mario, quando stava ante il ristorante che ha finito il vino, gli diceva con l'uomo, mi porti la bottiglia di vino! Con cattiveria, capito? Con arroganza. Dopo quello tutto cucino si impauriva. Tutti quanti era sottomessi a zio. Mamma mia. Lei è carina. Lei è carina, Asia. Guarda che collana bella. Che collana. Guarda, io fo vedere. Aspetta. Capri! Capri! Dove è andato? Niente, già è andato. Ah, è una miseria. Già è sparito, perché la collana che c'ha Asia è una specie di questa. Questa l'ho fatta io a Gabriele quando stavo ricoverato. L'ho fatta io perché mi faceva fare i lavori. Pensa. La ricovero. Ti piace Amedeo? Guarda, è bella.
tutti i colori diversi, vabbè. Dopo sono le pufo. Matteo, Akira, il giapponese è quello che ha donato di più, è vero, però chi è che è insuperabile è Stragolpe. Stragolpe è il proprio il massimo del massimo, è colui che ha fatto il massimo. Volete lo saluti? Chi è? Gabriele Doria? No, Mastro... Mastro Ganja. Ciao Matteo, mi saluti, ciao Mastro Ganja. Qual è il tuo nome però? Perché questo è un account falso. Marchelea Foglia, il mammismo è la soluzione a tutto. Non c'è Gerry Scotti che c'è in vita. Gerry Scotti non c'è stasera. Paolo Bonolis c'è? Non lo dimmo che dopo si connette quando lo dimmo. L'altra volta in potere si era connesso. Sì, sì. Cantaci la canzone. Oh, ha finito tutto. La canzone dei Trilli. Ha finito tutto, ha finito. Povera Simona, non ha bevuto niente, non ha bevuto. Milionari. La Gambrinus adesso Simona beverà. John Pandolfi, Matteo, spero che Stragolpe stia bene, speriamo, spero, lo spero proprio. La canzone dei Trilli. Il Giappone stima molto l'Italia. Vedi? Ce credo, con tutta la roba che c'è del Giappone qui in Italia, è tutto cinese, tutto giapponese. John Pandolfi, Matteo, spero che Stragolpe stia bene, pure io. Gerry Scotti ogni sera guarda. Allora, Ralos, San Matteo, ma il tuo petigno che gusto aveva? Gabriele Doria, il mammismo è meglio del dipreismo. Varzamica, ciao Matteo, a te potrebbe piacere la ragazza al tuo fianco fisicamente, non sembra il tipo che si addice ai tuoi classici gusti. Io non so come hai fatto, ma nella tua vita hai avuto della ragazza dal punto di vista estetico stupende. Esatto. E anche Simona, non è male per niente. Però in Giappone non siamo in cinesi, non siamo cinesi, esatto, Giappone e giapponesi. Sono ripuffo, Matteo, il Giappone non è la Cina. Ah, va bene. Akira, sono proprio curioso da conoscerti. Vieni, dai, sbrigati a venire, se no qui chiudono tutto. Già zona gialla, faranno la Sicilia. L'avete sentito? No. L'hai sentito, Amedeo? Sì. La Sicilia farà zona gialla. Te sì, Simona. Ma lui sta a Torino, ha detto. Sta a Torino, però sta a faticare rotta di collo, quindi... Tutta rotta di collo. Dopo Warzoom, Matteo, perché tutti i migliori video del canale sono spariti nel nulla? Perché sono segnalabili. Sono solamente in privato. Oh, Luna, vieni, Luna, vieni. Prendila, prendila. Luna! Vieni. Luna! Non mi riconosce più. Non mi conosce più. Si è offesa. Mannaggia. Simona, Torino la conosce bene. No, un pezzo di centro ho girato. Ah, adesso. giusto, perché ci sei stata. Costanza Mariana, che peccato. Che cosa che peccato? Sarà qualcosa riferito a sopra. Dopo, occhio dente, dente per occhio. Sta bene tuo figlio? Certo, sta giocata, Perché deve sta male. Non lo so io. Occhio per occhio. Cos'è, deve sta male. Akira, Torino, non mi piace, preferisco le campagne marchigiane. Allora vieni subito, appena hai finito da faticare rotta di collo, vieni giù tutto. È finito tutto qui, è finito tutto. Guarda che roba, 6.000 lire a bottiglia. 24.000 lire. Else, L, ciao Matteo, c'hai il nome della birra, è bavarese. Oh, Dani cosa dice? Bella sta maglia con i teschi tutto un continuo, brava Simona. Tu sai che... l'ho vista l'altra volta. Ce l'avevi un'altra volta. Al mare? Sì, l'ho vista. Bella. Gli piace a Titti, mi sa, questa qui. Gli piace questa maglietta. A Titti piace un sacco i teschi e i gatti neri. Allora, Carl Stone. Simona, fagli cantare la canzone del canarino Chicco? Dai. Una mattina brutta, io prima da svegliarmi, mi chiamò mamma per andare a scuola, poi vidi il mio canarino esteso per terra, con gli occhi ancora caldi, di malinconia,
Era un soprannome. Guarda un po' quanto vola basso con l'aeroplano. Quello costa 100 euro un quarto d'ora. Ah sì, è quelli di posto. Ma prima ne è passato uno qui, boh. Pareva proprio che cascava giù. Sì. Adesso io vado a prendere un'altra Gambrinus. Oppure un'altra proprio, cambiamo proprio. Sono le Poffo. Matteo, la maglia Giova è la maglia meno costosa in assoluto. Costa tipo 10 euro, compreso il pantalone, è per poveri, esatto. Lo sai, no? Che questa 10 euro lo paga. Ah sì, perché dice che pure che te cambi sempre vestiti. Ah. Sì, sì, c'è un sacco di vestiti. Sì, sì, sì. C'ho il guardaroba, guarda, che c'ho questa e c'ho tutta un'altra roba, tuta e basta. Non c'ho tutto più niente. Firmato, tutto firmato, c'ho io. Certo. Ma perché non mi viene a trovare a casa e ci butto la testa dentro l'armadio? Dentro l'armadio? Gli ficco la testa dentro l'armadio, dopo lo porto al banco, ma te no, al PostePay, gli fa vedere proprio, lo sbatto dentro il PostePay, dico guarda un po' quanto conto c'ho io. È una miseria. Quante cavolate. Sì. L. Matteo, cosa ne pensi di Christian Aise e della sua canzone Quel che fa adoro te? Ah. Non penso a niente, penso che lui ha un altro credo e io ho un altro credo, ognuno il suo, chi se ne frega. Ognuno la sua libertà di scelta. Siamo vivi per merito dell'amore di Dio, quindi Dio ci ama per quello che siamo e quello che vogliamo, capito? Ci ama in tutti i modi, quello che volemo noi, lui ci ama. Se tu adori il diavolo, te ama lo stesso. Se tu adori lui, te ama pure, te ama lo stesso. Quindi te ama in qualsiasi modo. Te ama sempre, perché te lascia vive. Se no a st'ora ti aveva distrutto con un fulmine. Guarda che i commenti, oh. Ellan. Ciao Matteo, buon Ferragosto. Fatto come è andato, tutto ok? C'è il video online sul tubo, il Ferragosto. Sì. Akira, Luca è stato sputanato al massimo da Lucone durante il giro in macchina, esatto, esatto. Rodas, Matteo, ma il tuo petigno che gusto aveva? C'aveva il gusto come un cervo. Io l'hai mangiato mai il cervo al ristorante? È uguale al cervo. Però non era un topo, era uno scoiattolo. Siamo sempre lì, eh? È un roditore. Simona che ne dice? Di cosa? Rocket Mars. Simona che ne dice della birra? Ah, è buona! È buona? Sì. Ti piace la Gambrinus? Sì. Allora Amedeo gli piace la birra? Sì. Ecco. Amedeo gli piace la birra? Amedeo oggi è il suo giorno libero da lavoro. Da ora. Se no fatica rotta di collo. Fa pure le notti, eh? George si dice che i satanici ci sono i più credenti perché hanno una figura come Dio che a loro... Sì, sono più satanici che di Dio. Riccardo, oh c'è pure Pannucchietta. Sono di Puffo, valuta che Lucone è un obesone eppure ho trovato una donna, quindi c'è possibilità per tutti. Elel, Matteo, si vede che hai bevuto, ti vogliamo bene. Grazie. Allora, io ho bevuto all'incirca due bottiglie intere, quindi un litro. Amedeo, te sei embriaco? No. Io no, già mi sale dalla Pasqua a me. Dai, davvero? Sì. Dai, di la verità. Come sa che mi sale la Pasqua a quanto è? Perché non sono abituato a bevere. Ah, certo, certo, come me. Noi però siamo io abituati a bevere l'acqua. Ci sciacquiamo i budelli con l'acqua. Sì, sì, però ogni tanto... Ogni tanto ci va, dai, come hai detto prima. Esatto. Come hai detto prima. Nel video lo sanno chi è. E due birre. E poi due birre, una e mezzo li bevuta. Hai capito già. Adela vada a Pianantra. Che in tre cosa ci famo con quattro birre? Cos'è? Mezzo litro ognuno? Nemmeno. E vai. Riccardo, gli è alzata la Pasqua ad Amedeo. Purtroppo ci. Marche no, Foglia, poco. Grande Amedeo, un po' di relax ci vuole. Oh, questo non giusto. Niente, Alien, dai e ciao Matteo. Stappene un'altra la salute, esatto. Verzamica, ciao Matteo, Jonathan è stato a letto con qualche donna, Luca invece. Oh, ma sai Luca che... sì, però Jonathan mai. Ma sai che mi è venuto in mente?
Io questi qui che ti scrivo li vorrei incontrare tutti, vorrei vedere che persone che è. Chissà se le persone gliele chiede, cioè. No, ma sì, infatti. Ma adesso faremo un raduno appena viene Titti a fine agosto. Faremo raduno qui alla bottega della birra. Chi è che ci viene? Riccardo, ci vieni te, Riccardo 1989? E Gabriele d'Ancona 1979, ci vieni chi? Perché è diventato un haters, no mio, Gabriele d'Ancona. Ah, d'Ancona. Le cazzate, le stronzate che le dice, le spara tutte quante, guarda. Parla tutto bene perché mille lauree c'ha, no? Tutto intelligente, tutto. Le stronzate tutt'una, dice. Perché uno può anche scrivere grammaticalmente bene. Bene, ma se dopo il contenuto. Sì, sì. Le fregnacce che ha detto non si sa quante di me, gli sputtanamenti, le denigrazioni, non si sa. E poi contatta sempre agli haters al massimo. Si vede che c'ha tempo libero. Gabriele però. D'Ancona, 1979, vieni a raduno quando lo farò appena adesso, tanto te ti aggiorni tutto un continuo, vedi i video, me devi seguire al massimo per dirmi male, quindi ci verrai, no? Ma non c'è bisogno perché stiamo all'aperto del green. Non c'è bisogno di un cazzo. Ma che te green? Senza green pass. Ugo Mammella, Curciambotto del 1900. Dopo John Pandolfi, non c'è Andrea? No, Andrea sta a faticare rotta di collo. Tasse Sidde, tocca fa un assembramento. No, Gabriele Doria, non me l'aspettavo. Deco, Riccardo, ma poi Gabriele era amico stretto, poi si è imbastardito. C'ha avuto il bastardismo, la malattia del bastardismo. C'aveva l'invidia, allora si è imbastardito. L'invidia imbastardisce. Andrea, wow, quel Gabriele non pensavo facesse così. Tu pensa che ha corteggiato anche a persone che io ho conosciuto molto bene. Tiziano, il diavolo lo scacciamo. Akira, ma come mai Gabriele si è imbastardito? Qual è stata la scintilla? La scintilla ha l'invidia. L'invidia è una malattia brutta, eh? È vero Tiziano che c'ha Gaetano. Ritorno con Italian Ghost? No, ritorno con Italian Ghost e mai più. Spacca pure. Italian Ghost stanno con Luca. Avventure. Italian Ghost. E Akira, mi piace il video sul monte con... Conero. Si sa. Ah, Conero, Carogna. Un peccato l'invidia. E lo so. Tiziano, basta vedere che succede nel mondo, esatto. Chiamatemi Ismaele, Amedeo, vieni a Milano che ti offro un bel amaro alle erbe che vedi che Pasqua, Natale, Capodanno che ti sale. Chiamatemi Ismaele, Amedeo lo devi sponsorizzare però per viaggio. Se non lo sponsorizzi, col cavolo che te ci viene a Milano. Instagram, non capisci ne. Scrivelo, scrivegli su Instagram, Amedeo. Non capisci ne. Di un po', Amedeo, la tua pagina Instagram qual è? Parla, dillo a quello. Sangue dolce Amedeo. Sangue dolce Amedeo. Account privato. Esatto. Ancora deve ne capire, no? Non capisce neanche. Non è facile. Sai da quanto è che andiamo avanti con lo stesso account di Instagram? Da quanto che lo dico? Scrivetelo sulla fronte. Sangue dolce a me. Sangue dolce, vuole tanto a ricordare. Oh, guarda l'una, ho sì, sì. È le 7, andiamo piano un'altra birra, va. Un attimo, mi muovo. Mo' io faccio aspettate vedere qui? Mo' io sì, faccio vedere buono. L'account. Almeno capisce l'account e basta. Non ci capisce ne? Almeno lo guardane bene. Ok, qua invece del 9. Sì, non si vede niente, però vabbè. L'account Instagram Sangue Dolce Amedeo, cioè l'account privato. Ti stai a dormire, no? No, sono ubriaco. Sono ubriaco per dubire, ve rendiamo conto. Non
La tua ho buttato giù un parente. Arriva Nanna. Vi rendete conto, su birre più o meno a 5,3 che può essere? Siamo proprio fuori strada. Siamo pischelli proprio. Mamma. Principianti. Incredibile. Bladi. Mamma mia. Pura birra mi imbriaco. A me devo donne, come stai messo? Male, 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 male. Se me la consigli te qualcuna? Ecco. Magari brava, con sentimenti, che c'ha voglia di una relazione seria, magari, magari. Magari. A me devo birra dolce. Sangue dolce. Oh, mi piace talmente tanto questa che l'ho ripresa. Ho ripreso la Cambrinus. La Cambrinus, eccola. Senti un po' quanto è fresca. Ah, se gusta. Mamma mia. Oh, adesso ci... però cucina bisogna buttarla. Bisogna buttare la cucina. Amedeo. Amedeo. La Cambrinus. Che ha detto, dei donne? No, non credo, si ha detto che gli piacerebbe una ragazza seria. A chi, Akira? Perché ha detto se gli pizzica le orecchie, Amedeo. No, ma no, che? No, Amedeo no. Ha detto che voleva trovare una ragazza seria. Ma non c'ho neanche l'orecchie. Non c'ha manco l'orecchie, mica è un fenomeno, mi dissocio, mi dissocio. Anch'io. Bisogna dissociare. Amedeo, hai fatto ubriacare, ma... Amedeo. No, no, non è, mi dissocio, non è. È solo un po' di Pasqua. Un tanti di Pasqua, almeno si dilata lo stomaco per ricevere la cena. Gabriele Doria, ne conosco tante ragazze per bere, Amedeo, le farei conoscere, te le farei conoscere, ma siamo distanti. Da dove sei, Gabriele Doria? Mi sa che non ci siamo capiti, mi sa. Amedeo non può fare 200 km, 300, 400 per andare a trovare una donna. Non è neanche quello. Io non è che cerco donne che beve. Oh, bravo. Io cerco donne per relazione seria. È vero. Un sub, oh, mi è stato fatto. Un sub. Un sub. La rover sub di Giuliano Mosca. 5 sub. Ah, 5, grazie Riccardo. Grazie Riccardo, pensavo una rover di Giuliano Mosca nuova. Una macchina nuova di Giuliano Mosca. Me ce la vorria, la macchina nuova. La mia è finita. Allora ci vuole, anche se non mi può fregare meno, pensa Simona, un'altra volta lo dico. Le gomme nuove davanti che finite e lisce. E sto arrivando alla radiale fra poco. Gli ammortizzatori nuovi. Il giunto nuovo della ruota dietro, che sennò me come posso dire? Me scoda. Poi il semiasse nuovo davanti. La cinghia di distribuzione. E il tagliando, cambio olio e filtri. E poi la turbina, il catalizzatore e poi le candelette. Pensa, gli ammortizzatori, l'ho detto, e i dischi dei freni, molto importanti. Praticamente tutta bisogna cambiarla. Oh va? Mi ha richiesto qualcuno l'amicizia. Chi troppe cose, Matteo, lo so. Questo è un fake, un fake. Ammiratrice, 0 follower, 0 post, 8 seguiti. È un fake. T'ha chiesto l'amicizia? Sì, a lei. È un fake, non accetta i fake. Elimina. I fake, deve essere che è un haters che ti vuole chiudere. Un'ammiratrice, ammiratrice c'è scritto. Amedeo, ho eliminato. Io per una donna 200 km li faccio anche a piedi. Sì, quello è vero, anch'io lo posso fare, sì. Chiamatemi Ismaele, Amedeo, io per una donna posso fare 200 km li faccio anche a piedi, guarda. L'ho fatti? Io l'ho fatti con una Vespa 50, primavera degli anni 40. Sono andato a Bologna, a Casalecchio de Reno. Ci vuole vedere il sentimento, alla la mia fiducia. Ex moglie, capito Simona? Faccio, la Vespa, sono partito alle 4 di mattina. Sono arrivato alle 9 e mezzo di mattina lassù. Ah, manco tanto c'è messo. Mi si è spostato un tendine della spalla, perché andata e ritorno nello stesso giorno. E sono venuto giù, anzi, la frizione si era spaccata, e in te stop, i semafori,
la via Emilia sono passato, no? E mi toccava a sgranare le marce perché non c'avevo più la frizione. Dopo mi si è rotto pure il collettore, pare un aereo quella Vespa. Se non c'è sentimento corrisposto però. Comunque c'ha ragione Akira, eh. Akira, è un grave errore fare del tutto per una donna. Dopo ti considera meno di un verme. Esatto. Già fatto. Ah, però già ti è successo. 3 anni di convivenza. Dai! Come me, uguale. Sì, sì. Vero? 3 anni di convivenza. Pure te 3 anni di convivenza. Alla fine mi piaceva una. Amore, va. Che 3 anni di che? Sì, dopo è stato trattato come uno straccio. Esatto. Cos'è, la vuoi un'altra po'? No. Non ce l'avemmo più quella lì. E allora sto a cercare. Cioè, magari, però. Seria. Sta a cercare una ragazza seria, Amadeo. Costanzi Maria. Cosa dice Costanzi Maria? Matteo, ti ringrazio perché grazie a te imparo l'italiano con esposizione naturale senza lezioni noiose. Grazie. Grazie. Oh, ogni volta che c'è Simona la live supera i 50 persone. Le 50 persone. Solo con Simona, pensa. Amedeo, c'è pure Amedeo, per carità. John Pandolfi, Akira, mia moglie è giapponese, si chiama Akiko. Meravigliose le donne giapponesi. Ah, vabbè. Gabri, fai vedere il braccialetto ad Asia, guarda. Guarda Asia. Bello. È belli i colori, guarda. L'ho fatto te. No, l'ho fatto bene. L'ho fatto io. Un altro mi ha chiesto la richiesta. Chi è? Chi è? Allora, questo si chiama... Questo Giuseppe Licic, un altro fake, 0 post, 24 follower, 75 seguiti. Elimino. Vai. Chi sarà sta gente? L'occhietto attira la visualizzazione. Sì, sì. Almeno il solo Puffo. Matteo, sei un signore, non hai soldi, ma offri tutto pure se non hai niente. Esatto. Io offro tutto. Ma offro che sa di questo? Chi è? Raolos. Santo Matteo, sei veramente una persona di cuore, sei veramente un grande persona. Mi fa piacere. Mi fa piacere che aiuti anche i disabili. No, non si può dire queste cose. Mi dissocio. Marce Cobbs. Matteo, ti guardo mentre mangio un Big Mac. Bravo. Mangiati di due anche per me, io lo vorrei a mangiare stasera. Adesso, a sera, il Amedeo è libero, andiamo a mangiare il Big Mac al McDonald's. Lo mangi? Sì, sì. Non c'hai problemi di stomaco? Ma come ci pensi? Cioè, ci eravamo andati, no? Ci eravamo andati una volta. Adesso, una volta che è libero, andiamo a mangiare il Big Mac. Infatti c'ha ragione, vedi? Sì, no, non si può di... Ma che sta di, ma non si vergogna. Vedi? George, dai, che stronzate offendere così, non si può offendere così. John Pandolfi, peccato che non c'è Andrea il moderatore necessario. Vero. Comunque non si può offendere nessuno, bisogna volerci bene gli uni gli altri e basta. E ascolare le bottiglie bavaresi di birra qui alla bottega della birra Castelfidardo. Ce n'è 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo fa 6, no? Non c'è 5 su per, non c'è 5 se non 6. Ultima volta 8, vero? Cos'è tutti i fake te aggiungene? Sì, ma io non ho fatto i fake, Ma chi è sta gente? Ho messo privato apposta. E quelli che te sta a guardare sicuramente. Sì. Ho messo apposta l'account privato, secondo voi? Anche a te te convia a metterlo privato, sai? A me? Ma... I carabinieri mi hanno consigliato da metterlo tutto pubblico perché sennò mi creano le pagine false mie. Strano, è vero. Jan Kronol, ciao Jan Kronol. In questi giorni sto bevendo un sacco di birra qui in vacanza, Matteo. Anche alla salute tua. Grazie Jan Kronol. Jan Kronol è un... un creatore di musica che io ogni tanto metto nelle mie video. Gian Cronol è un ragazzo di Roma. E il padre io l'ho conosciuto quando gli si è spaccato un cerchio e una rota a Andrea Garbini, che mi ha cambiato una rota. E c'era il padre che ci ha dato una mano. Gian Cronol. Che fa tutta musica elettronica. Sì, è bravo. Costanza Maria, avete altre opzioni per il fast food o solo McDonald's? Solo McDonald's, Amedeo vuole andare solo al McDonald's, il Big Mac, vuole il Big Mac. Il Big Mac. Eh sì. Ah no.
Guarda, John Pandolfi, non si può offendere così, ora lascio la live, sono arrabbiato, non è colpa tua Matteo, a presto, va bene, John Pandolfi. Non si può mai offendere così le persone. Bisogna volerci bene. Dai, Gabri! Sei stanco? Sì. Asia, te l'hai fatto il bagno oggi sul mare? No? Non ci sei andata. Invece Gabriele... Ah, domani ci vai. Gabriele ha fatto tantissimo bagno. Vedi le sbadiglie, le stanco? Se stava più bene dentro l'acqua che tu fuori. Sì, è andato anche sott'acqua. Che bella quella collana, quanto sta bene quell'amore. Adesso a casa, quando ci siete voi? Qui ci siamo fra qualche giorno, dopo domani mi sa. Non lo so di preciso quando. Se ci siete dopo domani, porto quell'altra collana e ve la faccio vedere. Magari! Ma cos'è? Più o meno i colori è simili? No, sono le palline. Ah, diversi, eh! Oh! Madonna! L'elastico! T'ha tirato, eh! Poi questo è il filo da pesca! No, non è il filo da pesca! È elastico, il filo elastico! Sì, sì, bello! Quell'altro è il filo da pesca! Ah! Allora... Chiamatemi Ismaele, Amedeo, ci sono tanti account fake, ma che donano tanti soldi agli streamers su Twitch, quindi non tutti i mali vengono a nuocere. Cos'è vuole dire Amedeo? Così ne frega Amedeo. Mica fa Twitch Amedeo. C'hai Twitch Amedeo? No. Non è che avessi un account mio fake su Twitch, no? Boh, Ferzamica, ciao Matteo, a te e l'amica piace come la gatta nerina o senza pelo? Grazie, vorrei sapere le tue preferenze. Cosa vuol dire? Secondo me ha fatto un doppio senso. Vuole dire, mi piace col pelo o senza? Senza. Mi piace senza oppure il pelo in mezzo, un po', ma appena, ma... Guarda un po', Dark Woman, oh! Ma che è successo? Chi è che ha offeso? Dark Woman, hanno offeso Amedeo. E non va bene Amedeo. Che offenda Amedeo non va bene, me incazzo. Me incazzo, me scazzo e non me scazzo più. Più l'indare a trovare col banganello mio. Non si può offendere Amedeo. Amedeo, l'amico mio, non va offeso. Col taser lo vuoi trovare. Ah, col taser, madonna. Però mi dissocio perché non si può di... se deve dissociare. Col pelo e anni 80, dice Dark Woman. Guarda un po' che cappellino. È di Gabriele. Ah, sì, sì. La Speed l'ha fatto tante volte, anche da solo. Chi è, oh? Allora, Radios, Santo Matteo, ti chiedo scusa, pensavo che Amedeo... Allora, scusate ancora, comunque sei un uomo d'oro. Eh? A me mi ha detto che sono uomo d'oro. Ah, ok. Dipende, grazie. Oh, è finite tutte le birre, oh. Bisogna bere, perché è le 7:15. Tanto non vedo. Verzamica, Matteo, visto che siamo nell'argomento, a te piace anche il lato B del disco o solo lato A? Anche lato B, è ovvio. Costanza Maria, che buon amico sei, li difendi? Certo, io lo difendo Amedeo. Perché non lo devo difendere? Allora, Gabriele Doria, un consiglio per Amedeo, non ti abbattere per le donne, vai sempre avanti per la tua strada, cerca di trovare una brava ragazza e non darle tutte le attenzioni possibili, esatto. Questo è un buon consiglio, però non è facile, perché se non gli dai tutte le attenzioni possibili non ti sta vicino. Guarda chi c'è stato. Quello. Le donne serie. Hai ragione. Tutti i social? Sì, sì. E tutti account falsi? Fai a fare amicizia, metti caso bocca qualcuno qua, faccio conoscenza. Tutti i social. A parte che se bocchino tutti qui la birra, la bottega della birra? Fa un esempio, capito? Aspetta, Cioè, capito? Fai un esempio, bocca qualcuno qui, capito? Se bocca qualcuno qui è fidanzata, sicuro, perché viene a bere la birra.
Se alza la Pasqua per il trombaggio. Almeno che non c'è una botta, come si dice, che incontri in giro ti dice scambiamo i numeri qua e là. Guarda, Radalos dice, Amedeo, scusa ancora, farò una preghiera anche per te stasera, spero tu possa perdonarmi. Monello, ciao. E Akira, se alzi la Pasqua, poi non... Aspetta, Poi non si alza la trivella. Per cosa me si deve alzare? Ma state sempre a bere, sì. Adesso bevemo, è finito tutto. C'ho la Pasqua altissima. Davvero? Sì. Capri, guarda le bottiglie, oh babbo. Tanto non me frega, non guido. Guarda, 2, 3, 4, 5, 2 morì a 6. No, a 10. No, a 10. No, a 8 il massimo. 90. Era. No, 8 è troppo. Tutto il massimo. Per la volta siamo arrivati a 30. Asia dice 30. A tutto il magazzino. Porco. Tutto il magazzino. Guarda che roba le birre, oh. Pare che chissà quanto è bevuto. Pago io, Monello. Monello, Verzamica, Matteo, scusa, ma con le tue super dote il lato B farà molto male alle tue compagne. Raccontaci cosa usi per il aiutarti all'inglese. No, quello c'è la retta, vuol dire che c'è pure ciò. Arrivo a... Non pensare queste cose brutte. Con quali soldi paghi, Matteo? Coi soldi miei. Con i miei soldi, che c'ho il tesoro alla selva di Castelfidardo. È vero, ogni tanto vai a pescare. Ogni tanto vado a rimpinguare. Rimpinguo, come si dice in Alta Italia, rimpinguo i diamanti che c'ho dentro il baule, dentro un albero della. Dopo ci vanno questi. Ci vanno alla selva per piantare il tesoro. Vero Capri, abbiamo il tesoro sulla selva. Ci abbiamo i diamanti noi. Ci abbiamo i diamanti, le perle preziose. Babbo, ma ci venimo? Sì. E allora cosa venimo qui? Ci verremo un altro giorno. Domani? L'unico giorno. Domani? Cosa so? Domani è l'unico giorno, c'hai ragione. Domani, dai, domani. Parte. Domani ritorneremo qui. Beati. Amedeo, domani lavora a rotta di collo. Domani. Solo domenica. Domani Amedeo fatica a rotta di collo. Allora, Jam Cronol, butta ciò Matteo, anche in questi giorni di vacanza alzo la Pasqua con gli amici, momento di relax che ci voleva, esatto. Akira, ma come mai Jonathan subì un ricovero in psichiatria grave? Queste cose private, non si può dire. Mi dissocio. A posto, dai, sesta bottiglia. Ma non è nessuno qui d'Ancona. Come? Non è nessuno qui d'Ancona, Civitanova, Macerata. Marchigiano. Marchigiano. Tutti dell'Alta Italia sta gente che ci sta a guardare. Un problema. Sì. Se no, se siete d'Ancona, Macerata, Civitanova, Sinigaglia, Iesi, oltre, io ve vengo a trovare. No, si è messo male proprio. Guarda, io sto decidendo. Chi io è? Sono chi di Ancona, Amedeo. Chi sei? Ci vediamo dopo il 26. Però bisogna che mi aggiungete su Instagram, capito? Sangue dolce Amedeo. Bisogna che mi aggiungete, cioè. Che dici? Vedo un po'? Vediamo, famo un bel video, famo una. Sì, capito Simona cosa ho detto? Michele, il suo cugino sarà il titolare della birreria dopo. Ah, è vero. Vedo un po' Simona cosa ha scritto, sì, vabbè. A lui gli piace la birra, la vorrebbe assaggiare, allora la fa assaggiare pochina. Guarda, Gabriele assaggia un po' di birra. Senti un po'. Guarda, questa è la Gambrinus, ricordi? La Gambrinus. Amedeo. Adesso gli ho detto se qualcuno gli vada a vedere a Civitanova dopo il 26.
A Civitanova dopo il 26. Ancona, questi che sta vicino, io andavo a trovare qualcuno. Certo, di... però te deve ne contattare tramite Guarda, Instagram. Guarda, queste de moglie. Chiamatemi Ismaele, io sono di moglie. Oh. John Pandolfi, bravo Capri, Fabio Misericordia, hai Instagram o Facebook e Amedeo. Sì, oh, c'ha Instagram, c'ha Instagram. Sangue dolce Amedeo. Allora, sangue dolce Amedeo, Instagram. Fallo a contattare. Instagram. C'avete una macchina usata, buona, un buon usato? No, fagli vedere la foto mia, almeno capiscene meglio. Sangue dolce, mettilo davanti Guarda, alla faccia. Sangue dolce Amedeo. C'ha il pallone, Asia c'ha il pallone. Uno dei palloni che è rimasto del compleanno. Ah, ancora è rimasto il pallone del compleanno. Vabbè, lasciatemelo lì. Bello quel pallone. Sì, va bene. Le bello, grazie. Vedo un po' quello che ha ragione. Un melone. Che bel pallone. Vedo un po' quello che dice in te. Cos'è, un avanzo del compleanno? Mi ci arriva. Sì, gli è rimasto questo. Che dice? Ne vedo un po'. Se gli va bene. Fabio Misericordia, Matteo, c'è uno che dà via una stilo uguale alla tua, con 140.000 km a 670 euro. Se vuoi ti giro il contatto, era un annuncio su Facebook e la stilo era del nonno trapassato. Madonna, Fabio, mandemela su Facebook. Per Amedeo va benissimo, però dipende se ha fatto la cinghia di distribuzione, perché 140.000 km è poco per una stilo, ma è uguale alla mia 1900 TD? Perché se ha benzina non conviene. No, no, però che si matto benzina. Però a benzina non conviene la stilo, ci vuole il JTD. Appunto. Chiamatemi Ismaele, io su Instagram seguo solo le fie, non mi pizzicano. Ah, Fabio Misericordia, L Grigia Station 1900 TD, è Grigia. E a me Grigia, Amedeo, ma hai il... Chissà che? Non lo so. Monello, Matteo, lascia perdere le macchine, fatti una bici che risparmi in modo virtuoso. No, ma a me sta... Oh Monello, cosa dici le stronzate? A me stava a dire. Guarda che ha scritto. No, no, dice a me Monello. Monello dice le puttanate. Pure ma ieri. Anche sotto, Pure ieri dicevi le puttanate. Io come fo a fare 1600 km al mese per portare a casa mio figlio, per portare Lucio con la bicicletta? Che cazzo dici? Guarda sotto. Guarda sotto. Verzamica, scusa Matteo, ma la pannocchietta la vedo molto maliziosa, molto amante della lussuria, niente di male ci mancherebbe. Che ecco, stronzata. Ma ha richiesto l'amicizia. Non è vero niente. Ma ha richiesto l'amicizia. Non è vero niente. Mi dissocio. Akira, prenditi un monoccio, Matteo. Questa mi ha richiesto l'amicizia. È di lì sempre tutti, Giovanna. Ah, oh, finalmente una ragazza, però questa c'ha due poste, è fake. Allora, Giovanna, quando c'è fake. Un account di una ragazza, ammiratrice, è un uomo, ammiratrice zero follower. Manco avessi detto cose brutte. Adesso contattammo. Era una battuta della bici, no, io pensavo che lo dicevi per davvero. No, Monello, scusami, mi dissocio. Però pensavo che dicevi veramente, capito? Giovanna di Carmine, dove sta? Giovanna di Carmine. No, perdonami, dai. Chiedimi scusa, Matteo. Sì, Monello, ti chiedo scusa. Vanessa, non ci hai capito niente. Franci Quiz, Simona, tu hai un account Instagram? No, non ce l'ho Instagram. Non c'ho niente. Simona è l'unica donna che non c'ha Instagram, oh. Se no tutte quelle altre tutte nude su Instagram. C'ho WhatsApp. Vero Amedeo? Sì, ma ha scritto Giovanna che sta vedendo messa la diretta lì. Giovanna tutta panna. Amedeo. Io Massimo mi si è visto in costume sui video. Fammi di Matteo. Vedere quindi, Massimo se lì. Non sei un fake. Giovanna. Comunque adesso va di moda, mi hanno detto, a mettere zero post pure. È falso. Va di moda. È falso. No, ma ho fatto caso anche vero, mette nelle storie solo. No, ma è falso. Però è difficile da scoprire. Tutto falso.
Vanessa mi ha difeso. Ti ha chiesto pure scusa, che persona d'oro Matteo. Io certo che chiedo scusa, se io mi rendo conto che ho sbagliato e risponde male, io chiedo scusa. Instagram rende solo rincoglioniti. Vero. Allora, cosa dice Radolos? Matteo, ho uno Smart Rosa 900 di cilindrata. Dov'è con 40 Smart cavalli, con 200.000 km, per Amedeo. Smart per Amedeo. O Radolos, se vuoi, regalela a Amedeo, perché lui deve pagare il passaggio di proprietà all'assicurazione. E ci vuole un occhio della testa per pagare il passaggio di proprietà. Solo il passaggio nella Stilo costa 580 euro. Quindi cerca una macchina. Se tu lo vuoi contattare su Instagram e gli regali la macchina, lo fai contento. Va bene, Amedeo? C'ha una macchina a 200.000 km per Amedeo, però se te la regala è un conto, se no niente. Che macchina sarebbe? È una Smart Rosa. Ah, è una Smart? La Smart. Lunina! Che carina. Ah, questa mi ha vista da ancora, ci credo poco. Ce l'hai la carta d'identità? Mi puoi dare la carta d'identità? Monello, prima pensavo che dicevi davvero, allora ho reagito. Gli ho detto fammi della carta d'identità, fammi una web e ti accetto io. Chissà chi è questa. In senso, basta che se fa una web che vedo te faccio, io gli accetto, capito? Ah, però può essere pure una foto falsa. Chi è? Ecco, mi ha scritto uno, di lì pure. Ah. Ciao, bel fusto. Chi è? Oh? Ciccio Vendetta. Ciccio Vendetta. Ciccio Vendetta. Chi sei? Chiamatemi Ismaele. Amedeo, se le chiedi la carta d'identità, le ragazze scappano subito. Perché? È fake allora. Vabbè, ciao, infatti. Monello, Matteo, ma tranquillo, dai, fa niente. Va bene, Monello, grazie. Simona, sei bellissima a Lussemburgo, dice. Non dà retta alla gente. So uno di città, no. Radolos, Matteo, io gliela posso anche regalare, ma deve comunque venirla a prenderla. Dove stai, Radolos? Vedi, te la può regalare la macchina. Capito, Amedeo? Te può regalare la macchina. Questo è fake, questo è falso. Questa luna? Sì, è fuggita. Sono saltata giù. Sì, sì. Si è buttata. Stammi bene, grazie, grazie. Questo è uno di qui che si chiama Giovanni di Carmine. È uno di lì. Abbiamo fatto vedere del profilo, capito? Ah, ho capito. Io sono verissimo. No, no. Ha zumpato Monello, è vero, è una bella donna, Simona, confermo. Anche Simona, anche Monello ti dice è una bella donna, confermo. Grazie. Ecco, questo è vero, per esempio, Anto Russo, questo c'ha le foto. Questo è vero. Ah, apposta sentivo che qualcosa. I capelli, ma dammeli un po', va, che me fa qualcuno comodo. Qualcuno mi sta inviando le richieste, vedi? Questo mi fa comodo i capelli di Simona, va. Oh, adesso ci moro. Dopo Costanza Maria, mi manca la piccola Trilli, come sta? Forse domani la portiamo al mare. Ci può fare un bagno. John Pandolfi, anche io dico che Simona è bella, anche brava. Esatto, confermo. Grazie. Da Sid, sto qua. Is Doc, dai Matteo, Monello, Matteo, ti farai il parrucchino? Già ce l'ho. Elian, Matteo, che te sentivi in testa, il pelo? No, sentivo qualcosa, sentivo. Ok, eliminati tu. Il pelo. Quanta pazienza c'ho. Tutti account fasulli c'hai. Recongo, ciao Matteo e Simona, belli che siete. Anche tutti account fasulli c'è. Ma era vera? No, dopo, tutti fake. Racolos, Matteo, la macchina vuole venirla a prendere, la macchina sta in Germania, allora col cavolo che ci viene. Come fa a arrivare lassù? E come fa? Allora spende 2000 euro per venire in Germania, per venire giù, per piana macchina che ha lo spaccio. Ma
costa 1000 euro, pensa te. Ma Luna... Sono li puffo, Matteo, ma Jonathan perché lo ricoveranno al TSO in psichiatria? Easy Doc, non molla Matteo, non molla. Tiziano, e non mondo dei fake. Esatto. Oh, la birra? Non ha finito? Poco, dai, poco. Tu? Poche bottiglie hai bevuto. Quanti hai bevuto? Io guarda. Due. Alla, Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Simone ha bevuto poco o niente. Una bottiglia e mezza e cinque. Allora. Amedeo una bottiglia e mezza e io tre. Allora, ma scritto tre uno, un litro c'è e mezzo mio babbo che sta in vacanza a Gallipoli. Può... Fammi vedere chi è? L'account fake non li c'è, tu, ancora te ne capi. Ma chi è? Un uomo? Questo si chiama Ciccio Vendetta, vuole la vendetta se vede. Pensa che stronzata, ma te accetti solo le donne solo la devi accettare, no gli uomini. Poi non è ferito. Sì, è morta zia Mimmi. Perché non lo sa? Ha chiesto. Chi è? È sopra. Ah, fa un po' vedere. Elel, Matteo, scusa la domanda, non ti seguo da un bel po', ma tua zia Mimmi di Luca e Jonathan è morta? No, è solo di Jonathan. È morta, certo che è morta. Sono lì puffo, Matteo, è cosa? No, Luna, perché non si fa prendere oggi, è elettrica. Matteo, diccelo il perché lo ricoverano in psichiatria, tanto qui in live ti seguono 10 persone, esatto. Lo ricoveravano... A chi? A Jonathan. A Jonathan l'hanno ricoverato in psichiatria perché i suoi genitori adottivi hanno detto che la madre e il padre non erano loro. Dopo è andato in depressione, no? Puretto. Ah, gliel'hanno detto così da sì. Morto. Dopo Jonathan ha spaccato una bottiglia di vetro unta la testa di zia e no, poi no, ha sparato coi piombini di piombo unta il culo con una pistola. Però mi dissocio, eh. No, mi è salita proprio a casa. Dark Woman, la mamma di Luca è zia Clacla. Esatto, sì sì. Però la mamma di Jonathan è Paola. Paola di Viareggio, però è deceduta. È di partita, eterno riposo, dona Paola, signore, risplende lei la luce perpetua, riposi in pace, amen. Fabio Ammaturi. Nel 94 è successo, nel 93 l'hanno detto, nel 94 è andato in depressione. Elian e poro Jonathan, esatto, sono lì puffo, Azze, mi dispiace Montesi, poverino, poro Jonathan. Posta che mi invia richieste con zero posto e persone, è incredibile. Ma è tutto falso, eh. Tutti gli uomini zozzi, schifosi, che non c'hanno niente da fare nella vita. Ecco, visto? Bella fra. Come sta Jonathan? Vive da solo? Ma c'è Luca che ci abita vicino. Monello, guarda i video, così ti accorgi che Jonathan vive da solo. Però c'è Luca vicino. Luca ogni tanto lo va a trovare, però non sempre. Abita vicino. Simone, mi ricordo il video quando eravate andati a Viareggio da culla Paola. Esatto, Paola è la madre vera di Jonathan, però è morta. Monello, cosa sono i punti boccaggio? Non lo so. Francivizio, un ragazzo d'oro Jonathan, esatto. E continuate a scrivere. Quindi zia Mimmi era la madre adottiva, esatto. Era la madre adottiva, però era la zia consanguigna. C'è pure le chat con te, questo mi dici. Conosci un Fabio Ammaturi? È tutte cazzate, tutti gli uomini, le elimina si uominacci. Accetta solo le donne. Solo le donne accetta. Salute. Se c'era il mammo, le donne! Me saluti tutte live. Donnacce, sono Joseph Santorumeno. Ciao Joseph Santorumeno. Gabri, se c'era il mammo, tutte donnacce! Hai trovato tutte donnacce, come sei tu? Ti sbagli. Tu sbagli tutt'uno. Ciao Joseph. Dopo quella volta quando Jonathan e Luca è andato a trovare all'ospedale di Loreto, che lui ci ha avuto 9 ictus. Quando l'ha visti ha detto chi è qui due? Via, via! Dai via! Chi è qui due? Quanto mi ha fatto ridere zio, c'ero pure io, eh! Chi è qui due? Via! Perché ti ha mandato via? Cici pure a me! Via, via! Dopo ha preso, ha strappato tutte. Chi è? Ancora scrive, ne ho. Stracolpe, oh, no, mi sei 30 euro. Grazie! Senti un po'?
Ciao Matteo, ciao Simona, ciao Amedeo e ciao a Capitan Gabriele. Capitan Gabriele. La scorsa volta vi avevo promesso un pranzo. Ciao Mirra, senti. Adesso vi seguo un po' e poi mi addormento perché devo andare in letargo come gli orsi. Buona serata a tutti. Ah. Ciao Massimiliano. Grazie, grazie, grazie. Stragolpe, grazie. Grazie. Ti ringrazia mille. Tanto Gabriele. Grazie mille. Grazie, grazie mille, Stragolpe, tantissimo. Domani andiamo al Gatto Nero, grazie a te. Grazie sì. Mille. Ci dispiace che devi andare in letargo. Grazie mille. Ammiratrice. Guarda, Stragolpe, ciao a tutti, ciao capitano. Jack Sparrow. Ha detto grazie, ammiratrice. Sì. Stragolpe ti vuole tanto bene. Lo so. Stragolpe è l'unico che ha sostenuto il canale e come sempre, l'unico sempre. In assoluto, proprio in assoluto. Babbo, quando viene sulla live, sempre. Sempre, sempre, non c'è niente da fa. È l'unico in assoluto. Stragolpe, l'unico che ha sostenuto il canale Twitch. Sempre. Da sempre. Da quando ho iniziato. Fabio Misericordia, Simona, che pezza di donna che sei, sta chioma nera me fa ribollì il sangue. Gli piace un bel po' Simona a Cosoli. Monello Matteo, come sta tua mamma? Purtroppo non sta bene per niente. Con la leucemia non si sta bene. Andrea, Matteo, ma quando ha il fisco d'inizio della partita che arbitri? Che partita arbitro io? Che cavolata, mamma mia. Ma non faccia capire. Steven 78, se beve? Vanessa, ma Simona, me sa fidanzata? Con chi? E Akira, a me piacciono Verusca, Ambra, VK e Beatrice. Ma chi è Ambra VK? Beatrice chi? Mi cucina. Ma chi è Ambra? Bea, amica mia. L'amica di Simona? Ti piace? Mi cucina? La moglie, la figlia del mammo? Chi è quella? Ah, la figlia del mammo? Sì, Beatrice è la figlia del mammo. Mica me l'ha detto. Non lo sapevi. No! Perché Francesca, la sorella, è la figlia del mammo. Sì, è sorella.
Mm-hmm.